amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi una ricetta con gli avanzi. Ebbene sì, per Capodanno abbiamo preparato le tartine di polenta, ma ci è avanzata una bella quantità di polenta. Quindi ovviamente non si butta via niente e oggi prepariamo la polenta ai formaggi. Non perdetevi questo video. Oggi vi mostro uno dei modi per riciclare la polenta che vi avanza. Prepariamo insieme questa magnifica polenta ai formaggi. Gli ingredienti che ci occorrono sono avanzi di polenta, un pezzetto di taleggio, del gorgonzola e della fontina. La nostra ricetta parte ora. Tagliamo dei pezzi di polenta, che nel mio caso sono belli spessi, in uno strato più sottile. Prendiamo un contenitore di alluminio, di quelli piccoli e rettangolari, e andiamo a formare il primo strato della nostra polenta. Non è importante che la polenta abbia la stessa identica forma del contenitore. Quello che c'è di buono in questa ricetta è che appunto i vari strati si possono comporre con i vari pezzi di avanzi. Andiamo a mettere sul primo strato dei pezzettini di fontina. Qui va in base ai gusti, potete metterne più o meno. Io ho utilizzato una dose per me giusta. Ricopriamo con il secondo strato, questo è un po' più preciso, e sopra il secondo strato andiamo a metterci dei pezzi di taleggio questa volta, quindi il secondo strato sarà a base di taleggio. Ricopriamo ancora con il terzo strato di polenta e andiamo a mettere sulla superficie dei ciuffetti di gorgonzola. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi in modalità statica e inforniamo a forno già caldo per una mezz'oretta, finché tutto il formaggio si sarà ben sciolto. E dopo una mezz'ora ecco la nostra polenta ai formaggi, super buona e super filante. Buon appetito! Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!